This is the morning show. Il morning show fino alle 10 tutti i giorni dalle 7. In periodo di coronavirus, ragazzi miei, non si può che parlare di questo argomento, anche perché sono troppe domande, punti interrogativi, no? Che ci poniamo anche rispetto alle indicazioni che ci vengono date addirittura dai ministri, insomma, cosa fare, cosa non fare. Noi, per capire cosa fare, cosa non fare, con Alberto cosa facciamo? Abbiamo chiamato l'assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa, che è venuto da noi, è a un metro di distanza. Ecco, diciamo, le nostre bocche non si sfiorano, anche mi farebbe un po' schifo. Ma sì, insomma, l'idea sai com'è. E all'assessore Bressa, l'assessore del Comune di Padova, che comunque ha delle indicazioni che credo siano poi mutuabili anche nelle altre città della zona rossa, dove ci ascoltano, a Venezia, a Treviso, e anche dove non c'è la zona rossa, tipo a Vicenza, a Belluno, ci ascoltano a Rovigo, ci ascoltano a Ferrara, anche ci ascoltano dalla Lombardia, in che è chiusa la Lombardia, completamente in tutta chiusa la Lombardia. Siamo sul 751 del digitale terrestre, siamo in Trentino sul 100.8, insomma, e in tutta la zona Trentino, rossa, eh? E quindi non me ne frega niente dei trentini. In quelli della zona rossa o la zona lambita dal rosso, come Verona, come Vicenza, avranno le stesse regole che ci sono a Padova, cioè i bar e i ristoranti sono aperti dalle 6 alle 18. Abbiamo capito che invece i kebabari e i pizzattari per asporto possono vendere anche dopo. E i ristoranti invece come fanno poi a lavorare dopo le 18? Bravo Alberto, questo è un punto molto importante, perché proprio da ieri e in particolare poi con altri incontri questa mattina noi stiamo chiedendo al prefetto, perché ricordiamo che queste sono regole per le quali poi è il prefetto il soggetto titolato a controllare. Il rappresentante del governo, il prefetto, esatto, dipende direttamente dal Ministero dell'Interno. Esatto. Noi chiediamo al prefetto che possa essere messo nero su bianco, che sia chiaro che i ristoranti, se anche chiuderanno alle ore 18, anche oggi come nei prossimi giorni, potranno comunque tenere le cucine attive e fare anche loro, come le pizzerie per asporto, i kebabari che citavi te, quel lavoro di consegna a domicilio, anche di vendita per asporto del cibo che poi uno va a consumare a casa. Quindi se Maometto non va alla tagliata, la tagliata va a Maometto. Beh, questo mi sembra buono. Beh, no? Potrebbe essere anche una maniera per dare una mano ai ristoranti, che certo, altrimenti comunque l'affitto devono pagarlo. Il cuoco comunque, anche se lo mettono in ferie, lo stipendio devono pagarglielo. E a sto punto magari con quello che gli americani chiamano il home delivery, cioè con la consegna a domicilio, si potrebbe anche provare a tenere almeno al minimo dei regimi i ristoranti e le pizzerie che invece non hanno servizio per asporto. Beh, insomma, bisogna anche trovare dei partner logistici, ma in qualche maniera quindi voi proponete delle iniziative che possano aiutare in qualche maniera. Noi vorremmo che tutto il sistema, diciamo, del commercio, della ristorazione, si mettesse in gioco in questa fase in cui è di fatto sacrificato per la salute pubblica, perché questo è il dato, per dare una mano a chi deve comunque continuare ad avere i generi alimentari a casa, per cui e per poi, esempio, chiediamo anche la consegna delle spese a domicilio. Beh, giusto, esatto, perché no? Specialmente agli anziani, specialmente agli anziani, che così non escono e non rischiano di infettarsi. Quindi home delivery, come dice Bressa, è questa interpretazione che chiederà al prefetto di Padova. Io alla fine di questa epidemia, assessore Bressa, che lei è anche l'assessore ai grandi eventi, voglio i Rolling Stones in Prato della Valle. Uno che vola sempre basso, non capito? Si pagherebbero, però cazzo, io voglio un grande. Che ci frega, tanto non paghiamo noi, Alberto, certo, dai, ma che ci frega. Voglio un grande evento a Padova. Sì, cioè, dobbiamo risollevare il morale. Bisogna iniziare a pensare a come dare il segno che poi è finita. Cioè, stiamo tutto dicendo alla gente che non si può neanche toccarsi, baciarsi, abbracciarsi e fare l'amore. E quello là ha parlato addirittura di mega limonate. Cioè, uno dice: Madonna, che malinconia, e ti ricordi quei tempi? Ma perché io rimango ottimista. La Madonna Berica è una città qua. È una città che rimane ottimista, questa, Antonio? Sì, siamo oppure ottimisti noi. Sì, certo. È una città che comunque ha voglia di ripartire e non vede l'ora di poterlo fare. È chiaro che la situazione è in qualche modo assurda, perché noi siamo abituati a cercare di uscire da situazioni di difficoltà, di crisi, stando vicini, stando insieme. Invece queste regole, che pur sono giustissime, dobbiamo rispettare, anzi con grande senso di responsabilità, ci chiedono invece di stare in qualche modo distanti, il che è un po' strano. Certo. Per cui prendiamola come una carica positiva, per poi, quando sarà possibile, rimetterci tutti insieme e poter festeggiare una rinascita, perché di fatto questa sarà. Però
questa rinascita arriverà tanto prima quanto noi saremo anche capaci e bravi nel mettere in pratica le regole che ci viene chiesto di rispettare. Do un'idea all'assessore. Finita l'emergenza, finita l'epidemia, c'è un record mondiale da battere, quello del bacio contemporaneo. Io vorrei che ci fosse una grande limonata apotropaica tra le persone in piazza. Abbiamo una grande piazza che può contenere tante persone. Dai, la grande limonata.